Anche quest'anno è tornato Network Lab, l'evento annuale organizzato dalla Facoltà di Economia dell'Università Politecnica delle Marche, tenutosi ad Ancona l'8 marzo scorso. Il focus dell'edizione 2013 è stato sul mobile marketing, cioè il marketing veicolato attraverso i dispositivi mobili come smartphone e tablet, come ci ha spiegato la professoressa Federica Pascucci. Abbiamo quindi deciso di focalizzare l'attenzione su questo ampio argomento, in modo particolare sullo strumento delle app, per cercare di capire se e come le aziende stanno iniziando ad utilizzare questo strumento. Uno strumento dalle grandi potenzialità, ma ancora non completamente sfruttato dalle nostre imprese. Solamente 55 aziende sulle 400 che noi abbiamo esaminato hanno sviluppato almeno una app. Il settore fashion è quello che si è dimostrato più sensibile verso questo strumento, diciamo così, più attivo verso questo strumento, e è stata nettamente preferita la piattaforma iOS rispetto ad Android. Per quanto riguarda le imprese marchigiane, è stato presentato l'aggiornamento del Network Lab Index, che misura la presenza delle imprese marchigiane sui social network. Ce ne parla il professor Silvio Cardinali di Network Lab. Che cosa è successo quest'anno a questo indice? Un primo segnale è che questo indice, rispetto a quello evidenziato nello scorso anno, è aumentato di oltre il 50%. E questo è un grandissimo segnale che le imprese marchigiane, le prime 100 imprese marchigiane, hanno dato. Dall'altra parte, però, il nostro indicatore che misura questo sforzo social da 0 a 5 risulta essere ancora basso, perché si posiziona all'1,2. Perciò, se è stato fatto molto, ancora molto è da fare da parte delle imprese.